Salve amici! Oggi parleremo di una novità che accadrà domani nelle ferrovie. Molti di voi avranno già indovinato, o qualcuno di voi avrà già letto il titolo del video. Infatti oggi parleremo della inaugurazione del Frecciarossa 1000 tra Milano, Torino, Lione e Parigi, che comincerà domani. Ma prima di iniziare con il video, iscriviti al canale, lasciando un mi piace a questo video, e inoltre attiva la campanellina per non perderti nessun video. Buona visione! Frecciarossa Milano-Parigi da 29 euro. Per i primi viaggi venduti 500 biglietti. Prezzi e servizi. La nuova tratta Milano-Parigi. Da Milano a Parigi in circa 6 ore. Dal 18 dicembre Trenitalia garantirà due treni ad alta velocità sulla linea Parigi-Lione-Torino-Milano, consentendo migliaia di persone di raggiungere in poco tempo, su rotaia, la capitale francese. Ogni treno ospiterà circa 460 passeggeri. Un mito del Made in Italy sta per arrivare in Francia, e noi stiamo lavorando per realizzare quello che sembrava un sogno, ha affermato l'amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi. I biglietti sono stati messi in vendita da lunedì 13 dicembre a prezzi promozionali. Per i quattro viaggi del 18 dicembre abbiamo già venduto oltre 500 biglietti in poche ore, ha annunciato Luigi Corradi. Vediamo nel dettaglio quanto si spenderà. I prezzi. I prezzi sono, ovviamente, differenziati in base ai livelli di comfort. La più costosa è la classe Executive Comfort, un biglietto Milano-Parigi costa 165 euro. In Business Comfort si spendono invece 36 euro, mentre in classe Comfort Standard appena 29. Prezzi più bassi se si scende invece a Lione, ovvero rispettivamente 139 euro, 29 euro e 23 euro. La sala meeting. Prevista anche la sala meeting. In questo caso Trenitalia prevede un tasso decrescente di prezzo in base al numero di viaggiatori. Al momento si parla di 79 euro barra passeggero quando ci sono almeno 5 viaggiatori. Gli orari. Ma che ora partirà nei treni da Milano verso Parigi e viceversa? Il primo treno partirà da Milano Centrale alle 6.25, fermando poi a Torino Porta Susa, 7.09, Lyon Part Dieu, 11.08, e arrivando a Paris Gare de Lyon alle 13.22. Il secondo treno parte invece da Milano Centrale alle 15.53 e ferma a Torino Porta Susa, 16.39, Lyon Part Dieu, 20.12, con arrivo alle 22.25 a Paris Gare de Lyon. Mentre per il ritorno Trenitalia segna alle seguenti orari. Per il primo treno partenza alle 7.26 confermate previste a Lyon Part Dieu, 9.20, Torino Porta Susa, 13.18, e arrivo a Milano Centrale alle 14.07. Da Parigi il secondo treno partirà invece alle 15.18, con tappa Lyon Part Dieu, 17.14, Torino Porta Susa, 21.18, e arrivo a Milano Centrale alle 22.07. Servizi. Dal wifi all'area silenzio. Sono diversi i servizi inclusi nel viaggio. Le carrozze dei treni sono dotate di schermi piatti e connessione wifi gratuita e attraverso il portale Frecce si potrà accedere a quotidiani, riviste, libri, giochi, musica. Per i passeggeri sarà anche possibile ordinare su questo, portare il proprio pasto. Disponibile anche l'area bar e l'opzione Easy Bistro per la consegna di cibo all'orario prescelto. I livelli di servizio Business Standard propongono poi vetture per tipologie diverse di viaggiatori. Area silenzio e area allegro. La prima è per chi vuole viaggiare in tranquillità, la seconda dedicata a chi vuole chiacchierare liberamente con colleghi, amici o familiari. Green Pass sul treno deve essere valido. Dal 16 dicembre si ricorda che il Green Pass base, ottenibile con vaccinazione, tampone negativo o guarigione, è obbligatorio su aerei, treni, navi e traghetti. Autobus pullman di linea che collegano più di due regioni. Autobus pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. Prima di partire via treno, è quindi buona regola verificare la validità del proprio certificato verde. Cosa ne pensi di questo Frecciarossa 1000 che collegherà Milano-Parigi, farà un grande successo? Speriamo! Spero che questo video ti sia piaciuto, iscriviti al canale attivando la campanellina e non dimenticarti di commentare su questo video, ci vediamo con il prossimo video, ciao!